Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con una nuova challenge, ma prima sigla. In cosa consiste questa challenge? In pratica ho inserito tutti i maggiori mercenari, diciamo così, traditori della storia del calcio recente e non, diciamo. E li ho inseriti in una squadra come il Tottenham. Perché ho preso il Tottenham? Perché secondo me fare questa challenge in un campionato competitivo come quello inglese è molto più divertente. Come funziona? Praticamente dobbiamo semplicemente simulare questa prima stagione con questa squadra, appunto col Tottenham, con tutti i giocatori che fra poco vi farò vedere. E dobbiamo o vincere il campionato o vincere la Champions League. Questi sono i giocatori che abbiamo inserito e attenzione perché a fine video ci sarà una sorpresa per voi perché diventate voi i protagonisti. Occhio, mi raccomando. Allora, vi spiego un po' tutti i giocatori. Perché il commento in post-produzione non in live? Perché non so per quale motivo, ma il microfono mi ha sclerato tutta la registrazione, sentiva malissimo, però siccome l'episodio era venuto molto molto bello, ho detto vabbè, faccio una registrazione io in post e provo a risolvere così. Mi dispiace, però il prossimo step, perché non posso dirvi, se no vi preannuncio tutto, la fine sarà sicuramente in live, state tranquilli. Allora, questi sono i giocatori, Lewandowski, Ibra davanti. Ovviamente ho messo giocatori che hanno cambiato tante squadre e anche trasferimenti clamorosi, tipo Lewandowski dal Dortmund al Bayern Monaco, lo stesso Pirlo che è passato dall'Inter al Milan e poi dal Milan alla Juve. Diciamo che Neuer in porta non è proprio una sorta di tradimento, è passato da una squadra tedesca al Bayern Monaco. Però diciamo che mi serviva un portiere forte, diciamola tutta, quindi ho messo lui. Poi sono giocatori che sono passati da una squadra inglese ad un'altra, che hanno suscitato un po' di clamore, come Sagna, come Walker, questi giocatori qui. E poi vedete anche il mio, perché parlo del Milan, Bonucci, vedete anche Hummels, sempre lo stesso discorso dal Dortmund al Bayern Monaco. Vedete Ashley Cole, Fabregas, famoso il suo trasferimento dal Barcellona. E poi vedete anche Pjanic, che è passato dalla Roma alla Juve. C'è anche Neymar, super gettonato lì. Ci sta Götze, c'è Sterling, c'è il Pipita, Higuaín, attenzione. Quindi la qualità sicuramente non manca. Ho messo anche alcune riserve, come Balotelli, Delp, Felipe Melo, che non è proprio un traditore. Lui ha cambiato più di qualche squadra e quindi l'ho messo. Ci sono più di qualche giocatore. Ora ragazzi, cosa bisogna fare? Come vi ho detto, bisogna simulare però fino a gennaio, perché voglio vedere la situazione a gennaio per il momento e poi lì vi faccio vedere come sono andati i vari giocatori, quanti gol hanno fatto e cose del genere e poi ci regoliamo per continuare la stagione. Vi ricordo ancora una volta di lasciare un bel mi piace se la serie vi piace, alla fine è diciamo totalmente inventata da me, non ho visto nessun youtuber estero o cose del genere. E diciamo che è un qualcosa di più divertente per aspettare FIFA 18, spero vi piaccia. Quindi ragazzi, vado a simulare fino a gennaio e guardate come siamo messi, guardate voi stessi, abbiamo un overall di 80, quindi bene la situazione per il momento. Siamo al terzo turno, sì, dell'Emirates FA Cup, quindi non male. E poi ragazzi, skippando, vi faccio vedere anche le altre posizioni generali. In FL Cup siamo in semifinale, quindi molto molto bene. In Champions siamo, lì non si vede bene dalla facecam, ma siamo agli ottavi con Real Madrid, Europa League non ci siamo. In campionato siamo secondi, praticamente abbiamo un po' di distacco dal Chelsea, però siamo secondi, non siamo messi malissimo. Poi ovviamente dobbiamo anche qualificarci per la prossima Champions nel caso e aspettate la fine che vedete come va a finire. Quindi ragazzi, ora vi faccio vedere l'info rosa per vedere come stanno andando i nostri giocatori, soprattutto gli attaccanti. Allora, Ibra solo 5 partite, un gol, sta anche scendendo di overall. Lewandowski 8 partite, un solo gol. Higuaín assurdo, 28 partite, 16 gol. Tevez i suoi 7 gol li ha fatti. Diciamo che in maniera generale gli attaccanti non si sono mossi proprio benissimo, magari per quello non siamo primi in campionato. Abbiamo un budget trasferimenti di 77 milioni che non utilizziamo al momento. A sinistra ora ho deciso di mettere Kolarov perché effettivamente Ashley Cole è abbastanza scarsetto, è un po' avanti con l'età. Poi
Quindi ragazzi, adesso ho salvato la formazione e sono andato a simulare fino alla fine di giugno, in pratica fine di maggio. E vedete un po', vi faccio vedere l'overall, un assoluto disastro, 58 di overall, maledizione. Non me lo aspettavo, visto comunque a gennaio come eravamo messi. In campionato siamo arrivati secondi, certo non male, però per i giocatori che abbiamo magari qualcosina in più. Lo scudetto per finire questa serie lo dobbiamo assolutamente prendere. Vi preannuncio già che in Champions League siamo usciti agli ottavi col Real Madrid, però qualcosa abbiamo vinto. Abbiamo vinto la Coppa, non l'Emirates FA Cup, ma vi faccio vedere a breve che cosa, non voglio, cioè vi creo un po' di suspense, ecco qui, l'FL Cup con lo Stoke in finale. Quindi ragazzi, cosa dovete fare voi adesso? Perché è di assoluta importanza tutto ciò. Dovete consigliarmi nei commenti giocatori da prendere con un budget circa di 70 milioni, non di più, perché abbiamo comunque stipendi da pagare che sono altissimi per i giocatori che abbiamo. Dovete consigliarmi nei commenti giocatori per rinforzare questa rosa e cercare nel secondo anno di riuscire a prendere qualcuno interessante per cercare di riuscire a vincere la Champions oppure il campionato, una delle due, per chiudere la serie. Io mi sono prefissato 3 anni, quindi un anno è già andato via, altri 2 anni dobbiamo chiudere la serie e cercare di portarci a casa campionato o Champions League. Mi raccomando, potete anche pensare di fare degli scambi, cose così, scrivetemelo nei commenti, sbizzarritevi perché è fondamentale. Posso anche aggiungere, magari per non rimanere con una rosa troppo corta, magari posso aggiungere qualche giocatore dalla primavera oppure svincolati che costano niente, giusto per tenere la rosa lunga e permettermi di fare degli acquisti o degli scambi e via dicendo. Ditemi un po' se questa serie vi piace nei commenti, oltre a consigliarmi giocatori, ve lo ripeto, tanti mi piace, dai, almeno 300 mi piace li vorrei raggiungere per questa super serie. Mi farò perdonare portando in live il prossimo episodio, per quello non volevo spoilerarvi all'inizio, quindi protagonisti siete anche voi di questa serie. Mi dispiace non averla portata in live, ma si è sgranato del tutto veramente il microfono, non so perché, però era divertente vedere come eravamo messi. Alcuni giocatori sono saliti di overall, alcuni sono scesi, quindi è molto particolare questa serie, per il momento sui mercenari. Poi in futuro potrei pensare anche di fare qualcosa simile, se vi piace, su un altro tipo, che ne so, tutti i giocatori più fedeli o cose del genere, diciamo. Possiamo inventarci qualcosina anche su FIFA 18, vediamo. Quindi ragazzi, il video può finire qui, mi raccomando passate per tutti i social in descrizione, lasciate un bel mi piace, iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!